Life BioRest è un progetto finanziato dalla Comunità Europea all'interno del programma Life. Il progetto Life BioRest si propone come obiettivo quello di andare a bioremediare, quindi a ovviare al problema di tutta una serie di inquinanti di origine antropica che sono presenti nel sito di interesse nazionale di Fidenza. Il progetto si compone di diverse fasi, tra cui quella più rilevante è sicuramente l'isolamento di microrganismi dal sito contaminato stesso. Questi microrganismi devono essere poi in qualche modo amplificati, ossia in termine tecnico bioaumentati, e immessi all'interno del sito in modo da poter sfruttare al massimo le loro potenzialità degradative. Infatti i microrganismi hanno sviluppato nella loro lunghissima storia evolutiva la capacità di degradare una serie di sostanze praticamente infinita, e tra queste sostanze anche le sostanze di origine antropica e le sostanze derivate dalle lavorazioni chimiche, quali quelle presenti nel sito contaminato di Fidenza. La fase, diciamo, applicativa del progetto prevede che i microrganismi vengano in qualche modo amplificati in una misura tale che consenta il trattamento di svariate tonnellate di terreno. Actigea è un'azienda che si occupa oramai da 10 anni di coltivare microrganismi per produrre metaboliti di interesse o per utilizzare questi microrganismi in processi industriali. Infatti il core business di Actigea è proprio la microbiologia industriale. Tra i metaboliti di interesse, o meglio tra quello che si può fare con i microrganismi, è di rilevante importanza il microrganismo stesso. Quindi l'obiettivo di Actigea, che è responsabile dell'azione B2 del progetto Life BioRest, è proprio quello di prendere questi microrganismi ed amplificarli, ossia crescerli in volumi ragguardevoli che possono arrivare fino ad alcuni metri cubi. I microrganismi così cresciuti sono disponibili in quantità sufficienti a trattare i metri cubi di terreno di cui parlavamo appunto sopra. Il vantaggio che l'azienda Actigea è in grado di fornire al progetto Life BioRest non è solo la semplice capacità di produrre questi microrganismi, ma anche la capacità di aggiungere un fattore di miglioramento della crescita di questi microrganismi grazie all'utilizzo di terreni che sono adatti a sviluppare e a selezionare le caratteristiche intrinseche dei microrganismi stessi. A questo scopo Actigea utilizza un database proprietario di terreni colturali che hanno svariate applicazioni, tra cui anche quella di consentire la crescita dei microrganismi di interesse nella bioremediation.